Adesso abbiamo l'ultimo momento di immagini e poi concludiamo con l'attuale direttore artistico, la gravata dei direttori artistici, e poi vedo DJ, ballerini, drag e tutto il pubblico, insomma. Possiamo continuare anche per un po'. Sì, più o meno. Fa una mucca. Una mucca fa. Eccoci qui tutti insieme. Eccoci qui tutti insieme, più favolosi che mai. 18 anni di sogni e di notti, con il fuoco dentro noi. Tutta la gente ci osserva, pioggia di stelle su noi. La loro voglia di ballare più forte, come già facciamo noi. Cosa vuole Margolone? Io ti dicevo che ho sposato quando
parlando con Diego, lui mi ha un po' esposto anche quello che succedeva in questa sera. Comunque io ci venivo da cliente, però in maniera abbastanza saltuaria, ma insomma è stato un assiduo frequentatore di molti in tutti gli anni. E il progetto che comunque aveva avuto lui, che ha avuto e che ha anche portato avanti, era un progetto che sicuramente si trovava con le idee mie anche a livello proprio di internazionalità da dare a un club che comunque voleva permettersi, che comunque aveva le potenzialità. E, allora, le difficoltà sicuramente sono che un Cassassino, essendo tre piani, sono tre piani dove ognuno ha un po' un'anima, e anche in questi ultimi anni c'è sempre stato abbastanza definito come cosa, e bisognerebbe procedere, comunque si deve procedere sia per quanto riguarda la parte commerciale che soprattutto per quanto riguarda la parte invece un po' più house. Quindi già queste due cose sono comunque, per dirti, una cosa come la presenza di della Cuccarini, è ovvio che fa gioco per un certo tipo di pubblico, che però non è funzionale invece per un altro tipo di pubblico, quindi comunque bisogna procedere su due binari più o meno allo stesso modo se uno vuole portare avanti il tutto. Quindi sicuramente la difficoltà di quel tipo. Come avere due o tre serate insieme? Sì, fondamentalmente sì. E poi c'è comunque il piano di mezzo, che è sempre un piano che continua a funzionare dopo un primo momento in cui pensavo di portare un po' di cambiamenti anche a livello proprio di sperimentazione. Tutto, sperimentiamo un po', cerchiamo di capire se è una cosa che può funzionare. Poi col tempo, dopo il primo mese, abbiamo capito che certe cose non possono essere fatte in un certo tipo di situazione, e quindi abbiamo evoluto quello che c'era in un altro modo. E, quindi più o meno è questo, per quanto riguarda la difficoltà e cose. E come... per quanto riguarda... E Diego parlava un attimo anche dell'impatto che ha avuto con la serata, nel senso proprio come si trovasse a lavorare con i volontari, con tutte le aspettative che ci sono attorno. Come dicevo pure Diego, non è facile, cioè nel senso entrare in un discorso, il fatto per esempio che Diego è arrivato quando comunque c'era un po' un libro aperto, no, che poteva essere scritto, io sono arrivato con determinate cose che comunque andavano già bene. Quindi comunque anche il dover cambiare a tutti i costi quello che c'era, quando magari in realtà umilmente uno può dire ok, questo funziona, va bene così. Io quello che ho cercato di fare è anche portare, soprattutto per quanto riguarda gli spettacoli, cioè io gli anni passati quando lavoravo lì, per quanto riguarda il privé, dicevo nonna mia, vabbè, come gliela fa? Perché in realtà, cioè, lì devi avere 10.000 occhi, cioè devi avere 10.000 occhi perché devi stare alle luci, devi stare al fumo che non trovi, i coriandoli, e poi il DJ, il cambio, nel frattempo giù ci stanno gli spettacoli, quindi comunque tutta una cosa che è abbastanza complessa da gestire tutta, e quindi sicuramente quella è stata una delle difficoltà, nel momento in cui poi tu arrivi e non capisci bene alcune dinamiche, no? Perché poi adesso dopo questi primi mesi so benissimo che determinate cose vanno da sole, perché abbiamo ormai preso una certa confidenza, abbiamo avuto un rodaggio, no? Quindi adesso determinate cose vanno da sole. Quando si arriva sicuramente è un po' più difficile incastrare tutto, soprattutto quando ci sono magari delle modifiche, perché il cast artistico in parte è cambiato, quindi bisogna comunque far amalgamare queste persone e creare nuovamente un certo tipo di energia e di atmosfera quando lavori. E poi quella pure che si vede, che il pubblico sente, perché c'è una bella energia e se c'è sul palco la sente anche in pista. Io penso una domanda che essendo tu il direttore attuale, tutti quanti. Quale sorpresa, se c'è qualche sorpresa che io metto? Quale sorpresa, c'è qualche sorpresa che mette per per il resto della stagione? Ci sono delle sorprese, ma sicuramente non vengo a dirvele qui. Diciamo che ci sono delle diverse trattative sotto diversi aspetti, ovviamente, però visto che ancora non c'è nulla di definito, però ci stiamo muovendo. Io posso dire solo una cosa, se posso, a sostegno della nuova direzione, umilmente lo dico, nel senso che io sono spettatore perché faccio il volontario all'Infomieri, devo dire che un cambiamento che auspicavo che venisse è dall'animazione, cioè ho trovato delle figure di animazione nuove nel linguaggio di muoversi e di proporsi, per quello che ho visto, probabilmente ci sono anche altre cose. Questo mi incoraggia molto, che c'è un cambiamento anche dell'immagine, cosa che io auspicavo. Però non vuol dire che non ha funzionato quello di precedente, quello che io avevo bisogno in questo momento era quello, è avvenuto, insomma, personalmente. Bisogna dire una cosa, pensando agli spettacoli, questo anche per raccontare
gli spettacoli che non sono quelli organizzati adesso. Il momento dello spettacolo è qualcosa che cambia anche a seconda sia del direttore artistico, sia della fase, del momento, sia anche del materiale umano che trovi, bravissimo, proprio questo volevo dire, perché è chiaro che al di là del direttore artistico, il direttore